che cosa dicono al nostro tempo agitato e confuso che sembra voler fare a meno di Dio? I 10 comandamenti sono un dono di Dio. La parola comandamento non è di moda. All'uomo d'oggi richiama qualcosa di negativo, la volontà di qualcuno che impone limiti, che mette ostacoli alla vita. Purtroppo la storia, anche recente, è segnata di tirannie, da ideologie, da logiche che hanno imposto e oppresso, che non hanno cercato il bene dell'uomo, bensì il potere, il successo, il profitto. Ma i 10 comandamenti vengono da un Dio che ci ha creati per amore, da un Dio che ci ha stretto un'alleanza con l'umanità, un Dio che vuole solo il bene dell'uomo. Diamo fiducia a Dio, fidiamoci. I 10 comandamenti ci indicano una strada da percorrere, costituiscono anche una sorta di codice etico per la costruzione di società giuste a misura dell'uomo. Quante disuguaglianze nel mondo, quanta fame di cibo e di verità, quante povertà morali e materiali derivano dal rifiuto di Dio e dal mettere al suo posto tanti dio. Lasciamoci guidare da queste 10 parole che illuminano e orientano chi cerca pace, giustizia e dignità. I 10 comandamenti indicano una strada di libertà che trova pienezza nella legge dello spirito scritta non sul tavolo di pietra, ma nel cuore. Sì, qui, i 10 comandamenti. È fondamentale ricordare quando Dio dà al popolo di Israele, per mezzo di Mosè, i 10 comandamenti. Al Mar Rosso il popolo aveva sperimentato la grande liberazione, aveva toccato con mano la potenza e la fedeltà di Dio, il Dio che rende libero. Ora Dio stesso sul monte Sinai indica al suo popolo e a tutti noi il percorso per rimanere liberi, un percorso che è inciso nel cuore dell'uomo come una legge morale universale. Non dobbiamo vedere i 10 comandamenti come limitazioni alla libertà, no? Non è così. Ma dobbiamo vederli come implicazioni per la libertà. Non sono limitazioni, ma implicazioni. Per la libertà, essi ci insegnano ad evitare la schiavitù a cui ci riducono tanti idoli che noi stessi ci costruiamo. L'abbiamo sperimentato tante volte nella storia e lo sperimentiamo anche oggi. Essi ci insegnano ad aprirci a una dimensione più ampia di quella materiale, a vivere il rispetto per le persone, vincendo l'abilità di potere, di possesso, di denaro, ad essere onesti e sinceri nei nostri rapporti, a custodire l'intera creazione e a nutrire il nostro pianeta di ideali alti, nobili, spirituali. Seguire i 10 comandamenti significa essere fedeli a noi stessi, alla nostra natura più autentica, e camminare verso la libertà autentica che Cristo ha insegnato nelle beatitudini. I 10 comandamenti sono una legge di amore. Mosè è salito sul monte per ricevere da Dio le tavole della legge. Gesù compie il percorso opposto. Il Figlio di Dio si abbassa, scende nella nostra umanità per indicarci il senso profondo di queste 10 parole. Ama il Signore con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, e il prossimo come sei stesso. Questo è il senso più profondo di 10 comandamenti. Il comandamento di Gesù che porta in sé tutti i comandamenti, il mandamento dell'amore. Per questo io dico che i 10 comandamenti sono
comandamenti di amore. Questo è il cuore dei 10 comandamenti. L'amore che viene da Dio e che dà senso alla vita. Amore che ci fa vivere non da schiavi, ma da avere figli. Amore che anima tutte le relazioni con Dio, con noi stessi, adesso lo dimentichiamo, e con gli altri. La vera libertà non è seguire il nostro egoismo, le nostre cieche passioni, ma quella di amare, di scegliere ciò che è bene in ogni situazione. I 10 comandamenti non sono un inno al no, sono sul sì, sì a Dio, sì all'amore, e perché io dico di sì all'amore, dico no al non amore, ma il no è una conseguenza di quel sì che viene da Dio e ci fa amare. Riscopriamo e viviamo le 10 parole di Dio, diciamo sì a queste 10 vie di amore perfezionate da Cristo per difendere l'uomo e guidarlo alla vera libertà. La Vergine Maria ci accompagna in questo cammino, il quale imparto la mia benedizione su di voi, sui vostri cari, sulle vostre città, e grazie a tutti.